Questa misura come la considerate e soprattutto avete capito, ecco, come funzionerà dal 6 di agosto? Allora, sì, un po' abbiamo capito come funziona, si ricade sempre sui ristoranti e sui bar. I bar, bene o male, sono un pochino salvi perché riescono a fare la somministrazione al bancone, mentre i ristoranti, ora come ora, non si presenta il problema. Il problema si presenterà nei mesi invernali, quando la gente al chiuso dovrà essere controllata. Il problema sta soprattutto dove come verrà effettuato questo controllo, chi sono gli organi preposti, noi che poteri abbiamo di effettuare il controllo. Ma più che altro non si capisce il Green Pass, cioè, qual è il motivo? Cioè, nel senso, se accettiamo, la categoria accetta il fatto del Green Pass credendo che sia la soluzione alla pandemia, però andrebbe, il sacrificio andrebbe condiviso anche con tutti gli altri strumenti, cioè altri strumenti, intendo i trasporti, grande distribuzione, autogrill, cioè tutte le catene che fanno parte del commercio. Come possono i ristoranti riuscire a motivare tutti i cittadini a fare il vaccino? Perché poi è quello la motivazione, no? Cioè, io magari non vado al ristorante al chiuso, però continuo a non vaccinarmi, e chi tra virgolette ne patisce è la categoria. Certo, chiaramente. Noi siamo, cioè, siamo additati come gli untori, come il posto dove viene, ti viene il contagio. Noi siamo stati chiusi 12 mesi, ma in questi 12 mesi i contagi sono sempre avvenuti, quindi non è la ristorazione. Diciamo che il mezzo di trasporto non viene proprio considerato dalla normativa. Sappiamo benissimo che in un autobus ci stanno 50-60 persone tutte pigiate e lì possono avvenire contagi. Nella ristorazione c'è il distanziamento, cioè ci sono tanti aspetti che non permettono il contagio. Noi chiediamo di condividere questo sacrificio, cioè di estenderlo il più possibile, perché se realmente è valido, come riteniamo che sia valido il Green Pass, però di estenderlo il più possibile al trasporto, ai luoghi pubblici. Anche il pubblico impiego deve essere coinvolto in questa condivisione del Green Pass.